Ciao a tutti ragazzi, questo è un video che in realtà non era all'interno del piano editoriale, ma nato da una conversazione con amici. Ho ritenuto che, come è stato utile a quelle persone questo ragionamento, questo discorso, perché no, poteva essere utile anche a voi spettatori. Quindi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di quello che è la gestione economica. Quindi iniziamo a parlare di questo argomento e prendiamo spunto da un esempio che vi servirà per capire al meglio l'argomento. Andando a prendere quella che è la media italiana di guadagno mensile, l'ultima volta che sono andato a vederlo era di 1250 euro, che purtroppo al giorno d'oggi so, ragazzi, che non tutti riescono ad arrivare a queste cifre, però giustamente in Italia si prende quello che è la media che una persona possa andare a guadagnare al mese. Quindi, supponendo che la vostra cifra sia questa, quello che consiglio di fare per una migliore gestione economica è di suddividere le spese, che possono essere annuali, distribuirle al mese, e quelle mensili di tenerle sempre sott'occhio per quello che andremo a vedere. Per comprendere al meglio quello di cui sto parlando, innanzitutto c'è da fare una suddivisione, che è data dalle nostre entrate e le nostre uscite. In questo caso abbiamo 1250 euro, che sono le nostre entrate. A livello di uscite, le cose che magari si vanno a calcolare, in primis, è l'abitazione. Se siamo in una casa, magari con un mutuo, o siamo in affitto, per quanto io so bene quanto costino realmente le case in affitto, supponiamo lo stesso che abbiamo una media intorno ai 500 euro. Che già si tolgono dalle nostre entrate. Un'altra cosa, magari abbiamo una macchina o che dobbiamo continuare a pagare o che abbiamo come finanziamento, in sostanza comunque un'uscita ulteriore, che supponiamo per una bella macchina almeno intorno ai 200-300 euro, ok? Quindi altri soldi. La cosa logicamente da calcolare è che la macchina senza carburante non va. Di conseguenza, per quanto io mi muova parecchio in macchina, quindi le mie medie sono un po' più alte, supponiamo lo stesso che magari un 150 euro possano servire per andare, tornare dal lavoro, per muovervi sostanzialmente con il vostro mezzo. E quindi abbiamo altri 150 euro. Ma facendo comunque tutte queste cose, noi dobbiamo pur vivere, quindi ci servirà del cibo. Volendo fare non gli spendaccioni, quindi mangiando da Dio ogni singolo giorno, supponiamo che per una persona singola magari un 40 euro alla settimana ci possono bastare per mangiare, mettiamo 50, ok? Quindi abbiamo 200 euro al mese da dover utilizzare per il cibo, ok? Ora so bene che purtroppo non tutti gli italiani riescono ad arrivare a questa cifra al mese e soprattutto volendo anche risparmiare magari non hanno neanche tutte queste spese, ok? Consiglio che mi è stato comunque passato come il discorso che vi sto facendo oggi e ringrazio la persona che me lo fece perché ad oggi ho una gestione totalmente diversa delle mie finanze. Il risparmiare non ha mai portato la vera e propria ricchezza alle persone. Tolto questo discorso, comunque, e andando avanti nel nostro, in questa situazione però, se facciamo un attimino la somma, siamo a 5,38, 1000, 1150. Quindi vuol dire che se li andiamo a sottrarre dalle nostre entrate, ragazzi, ci rimangono solo 100 euro. E la cosa problematica del perché poi successivamente molte persone non riescono ad arrivare alla fine del mese, e qua stiamo parlando di una persona singola, è che purtroppo con 100 euro, e lo sapete meglio di me, al mese che cosa potete permettervi, che cosa potete concedervi di fare? Aggiungendo al fatto che per quanto mi riguarda a livello di gestione economica, io vado sempre ad aggiungerci, esempio, le cose che servono per la casa. So che magari annualmente mi servono 1000 euro, quei 1000 euro li distribuisco nell'anno, mensilmente. Magari la macchina ha dei problemi, e quindi anche lì sono dei soldi che dobbiamo far uscire dal nostro conto. O perché no, l'assicurazione, il bollo, anche quelle spese io me le tengo contate annualmente, ma ogni singolo mese so quant'è che ho
di valore per poter arrivare al momento del pagamento senza problemi. Quindi, se andiamo anche ad aggiungere queste cose in più, questi 100 euro forse non ce li abbiamo neanche. Quindi io mi auguro vivamente che voi riusciate, non solo in questo momento, ma anche nel corso della vita, a superare questi soldi, ok? Perché sta nel fatto di potersi godere una vita come meglio si crede, ok? Senza dover per forza stare sempre al lastrico o non arrivare neanche a fine mese. Ammetto che sono davvero contento di aver fatto qualche anno fa uno switch mentale che mi ha portato un po' fuori da tutti questi concetti del fatto di intraprendere un'attività aggiuntiva a quello che facevo per potersi permettere un qualcosa in più dalla vita. Perché supponiamo anche che magari sì, ok, ci rimangono questi 100 euro benedetti, ma avendo costruito un'attività che ci dà potenzialmente delle entrate slegate dal nostro tempo lavorato, io questi 100 euro posso spenderli in divertimento, in uscite, in regali, non solo per me ma anche per le persone a cui voglio bene. E quindi avendo magari anche un'entrata che possa essere in più di 2, 3, 500, perché no, 1000 euro, capite bene che nel nostro conto 1100 euro in più ogni singolo mese non solo ci fanno stare sereni in vista delle spese che ci arrivano, degli imprevisti che ci arrivano, ma anche di tutto quello che è il nostro stato patrimoniale, perché noi queste entrate le andremo ad aggiungere a queste e di conseguenza, anche se abbiamo molte uscite, non solo riusciamo a starci dentro allegramente, ma rifacendomi al discorso che facevo prima, che i ricchi non pensano al risparmio ma all'investire, soldi che probabilmente potrebbero rimarci da tutto questo po' di roba, noi potremmo andarli a investirli sulla nostra persona, su dei corsi, su un nuovo business, o perché no fare del bene. Una persona mi ha insegnato che la ricchezza rende maggiore la persona che sei realmente. Quindi, se sei una buona persona, con più soldi farai ancora più del bene. Concludendo, la cosa di cui mi auguro è che questo esempio, preso un po' per una situazione magari ottimale o meno della vostra vita, perlomeno vi possa essere d'aiuto per gestire anche quei momenti un po' bui, grigi, a livello economico, che possono essere o vostri personali o familiari, per andare a fare quello switch che anni fa ha cambiato anche il mio modo di vivere, il modo di vedere le cose e soprattutto di agire dal punto di vista finanziario. Se vi è piaciuto anche questo video lasciate un bel pollicione e supportate il canale. Io vi lascio un link in descrizione dove potrete andare a fare ulteriori domande sull'argomento e perché non andare a comprendere qual è stato il mio switch che mi ha permesso di cambiare la mia gestione finanziaria e di vivere un po' la vita in maniera serena. Ciao!